Se dovessi spiegare il mio lavoro a una bambina, farei più che spiegare. Le metterei una musica e le direi: prova a ballare, divertiti. Ecco, io faccio quella cosa lì, solo che il mio lavoro è fare questo. Sono Silvia Gribaudi e sono una performer e autrice. Io sono una danzatrice, sono stata danzatrice, lavoravo in compagnia, ero una danzatrice, dico sempre, a norma, nel senso che avevo anche dei cliché fisici che fanno parte di un corpo allenato. Poi, verso i 28 anni, il mio corpo è cambiato, sono diventata più grossa, più grassa, avevo le anche che si sono allargate. Lì è stata, secondo me, la mia più grande fortuna. Chiaro che lì, al momento, non è che proprio fossi la donna più felice del mondo, però a quel punto ho detto: va bene, il corpo è cambiato, vediamo che cosa posso esprimere con queste parti del corpo che sono un po' più molli, no? Che vanno avanti da sole. E da lì, devo dire, è nata questa performance, per esempio, che si chiamava Corpo Libero nel 2009, dove ci sono tante parti del corpo che vibrano e prendono libertà, forma. E certo c'è un'autoironia nel lavoro, ma c'è anche una ricerca per me importante di vedere come queste parti più molli possono muoversi con la gravità. Possono creare una danza al di là del proprio controllo, cioè tu cammini per strada e senti delle parti di te che si muovono, è già danza. Io non penso di essere una coreografa, penso di essere un'autrice del corpo. In base a dove lavoro mi mettono regia, coreografia, interprete, performer. Poi chiaramente alle volte vengono fatti dei lavori in cui mi viene chiesto di coreografare, in questo caso per esempio il lavoro My Place, è un lavoro dove sono stata chiamata dalla compagnia Qui e Ora per fare una regia e anche per elaborare con loro un concept rispetto alla mia poetica, che è una poetica sul corpo. Il lavoro che porto avanti nasce anche da una filosofia di vita, nel senso che pratico il buddismo. In questa pratica di buddista di Nichiren Daishonin c'è questo mantra che è Nammyo Renge Kyo, e che è proprio trasformare il veleno in medicina. Cioè è una frase che a me ha sempre accompagnato da quando appunto ho avuto questo cambiamento fisico. Ed è stato da lì che ho detto: ok, se io veramente posso trasformare il veleno in medicina, qualsiasi cosa che ci accade può essere un'opportunità di trasformazione. E come artista sento la responsabilità, di portare una trasformazione rispetto a dei concetti che è vero che tutti noi viviamo, perché il cambiamento del corpo, la vecchiaia, la nascita e la morte sono comunque delle sofferenze che tutti viviamo. In che modo un artista si pone di fronte a questi temi che tutti viviamo in maniera positiva o comunque in maniera costruttiva, anche per dare un altro punto di vista a chi viene a vedere i spettacoli? Piano piano e parlando con il pubblico si crea una relazione dove il corpo diventa nudo ma invisibile. E questo io lo trovo bellissimo, poetico, perché una donna nuda diventa un clown invisibile in quel momento, ma rappresentativo di una bellezza anche classica. Quindi le curve del corpo, il corpo bianco, come dei quadri classici. Per me è stata una scoperta anche questa di andare a vedere che la vecchiaia può essere invece esposta come opera, sicuramente. Il corpo in quel caso diventa opera d'arte, perché proprio ogni parte che non è perfetta diventa meravigliosa nell'arte.